Le prime pagine dei giornali che avete presentato, che storia raccontano in questo paese? Raccontano la storia di stragi iniziate negli anni, fine anni 60, stragi di Stato per noi, che praticamente contribuirono a creare il clima della tensione e a, con l'obiettivo di fermare, di frenare le lotte operaie e le lotte popolari che in quegli anni iniziarono, diciamo, a rivendicare diritti e dignità nel posto di lavoro. Purtroppo viviamo in un'epoca di riflusso, di restaurazione che proprio con quelle bombe è iniziata. Si tentava di spingere la società a destra, di respingere il movimento operaio che avanzava. La strategia della tensione, d'altro canto, non è stata soltanto una strategia italiana, è stata una strategia mondiale di terrore, di morte, che fino ad ora, dobbiamo ammettere, ha avuto successo. Le nostre rivendicazioni sono state respinte, la paura è dilagata nella società, ha messo radici e tutto questo ha fornito il terreno per l'arretramento pesante che sul piano internazionale e nazionale stiamo sperimentando. Assistiamo anche a un riproposto delle stesse strategie in altre parti del mondo. Quella più lampante in questo momento è quello che vediamo in Turchia, dove una struttura di potere autocratica come quella di Erdogan si mantiene al potere utilizzando gli stessi strumenti, per cui il terrore per gli strati popolari della popolazione. Perché oggi manifestate in una giornata come questa che in Italia ricorda le stragi che lo Stato faceva per sovvertire l'ordine democratico? Beh, perché tutto questo sta succedendo adesso anche in Turchia. Erdogan sta creando una forma di terrore nel popolo. E abbiamo visto nella strage di Ankara, abbiamo visto nella strage di Suruç. Dopo le ultime elezioni in Turchia c'è totalmente un terrorismo di Stato. Erdogan sta opprimendo totalmente non soltanto i curdi, ma chi è contro di lui. Per questo anche i turchi, gli aleviti, i ceceni. È stato assassinato a Diyarbakir il presidente dell'albo di Diyarbakir ed è stato assassinato, a noi dire, dallo Stato turco, ma nessuno sta facendo una ricerca su questo. Di quello che sta succedendo sullo scenario internazionale, ma anche sullo scenario nazionale, per esempio sdoganando formazioni come Forza Nuova, come Casa Pound, che sono formazioni chiaramente ad alta attitudine criminale, dimostra come l'importanza dell'antifascismo non sia morta e che non bisogna soltanto fare testimonianza come facciamo noi oggi, ma bisogna essere vigili. Secondo lei, a oltre 40 anni di distanza, ha vinto la strategia della tensione? La realtà dimostra che purtroppo è una realtà amara, ma perché è venuto meno anche il ruolo di una sinistra che si è spostata sempre più a destra e ha fatto proprie i valori e gli ideali della borghesia e di chi sfrutta il mondo del lavoro. Vediamo adesso che lo Statuto dei lavoratori è stato demolito dal governo Renzi e sta per essere demolita la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Quindi c'è un processo involutivo in corso contro il quale noi ci opponiamo, ma che è estremamente pericoloso. Lei conosceva i fatti che stanno dietro questa strage, la strategia della tensione, il piano Gladio, era al corrente di questo in Italia o lei ignorava questi fatti? Diciamo che a quei tempi non c'ero, quello che ci è arrivato tramite i mass media, per il resto non ho mai indagato sulla strage. E sui suoi obiettivi, secondo lei è importante conoscere la storia per poter scegliere oggi? Secondo me sì, sarebbe utile. Sono i funerali dell'anarchico Pinelli fatto da Enrico Bai, è un'opera teatrale di 12 metri, è un'opera teatrale che
Il Comune di Milano non vuole esporre. La cosa curiosa è che l'opera viene donata, la cosa curiosa è che l'opera ha un valore comunque artistico, ha un valore anche commerciale, volendosi mettere nella loro ottica. Per noi ovviamente ha un altro tipo di valore, ci ricorda l'assassinio di Giuseppe Pinelli e ci ricorda soprattutto quella situazione, la strage di Piazza Fontana, l'innocenza di Valpreda, e ci ricorda che quei movimenti purtroppo mai come in questo 12 dicembre ci ricordano le guerre, ci ricordano i populismi, ci ricordano il genocidio dei curdi, ci ricordano in altri termini lo sfruttamento che sta avvenendo ora come non mai. Ci vogliono far credere che la storia sia finita lì, ma la storia lì non è finita, la battaglia continua, le stridenti e imploranti contraddizioni che reclamano soluzione nella nostra società, il precipitare attraverso la crisi economica di larghi settori della popolazione verso la miseria, pongono le condizioni materiali per poter riprendere ad andare avanti. Non dobbiamo avere sfiducia, non dobbiamo lasciare perdere. Oggi siamo in piazza anche per questo. Non si lascia perdere, si va avanti.